è un'opera che è piena di assurdità e Rossini specialmente nel grande finale dell'atto primo usa parole inventate e suoni inventati per creare un caos totale che è però un caos composto, organizzato da Rossini come compositore. Allora, guanti. Sì. I guanti li ha provati? Anzi, sì, se me li date per la prova, glieli faccio provare. Guanti con piuma. Ok. E questo è del secondo atto. Vado, vi tirate la pedana, quella là, abbassiamo gli attrezzisti se pigliano una cosa oppure la seggiola, mettete anche un po' che poi superano loro. Vai, vai! Come nei film, no? Che all'inizio sono tutte così e dopo c'hanno qua. Puoi sciogliere il dietro? Puoi sciogliere un pochino dietro, anche se era bellino avere il capello così. Corto. Italiani e Algeri è definito un dramma giocoso e spesso anche definito, chiamato opera buffa, credo più dall'influenza francese, l'opéra bouffe, no? Quindi c'è un'alternanza di situazioni di profondità con situazioni buffe e ridicole. La ringrazio, sono contento, sono contento, sono contento, ma di grazia. E pappataci! Che vuol poi significar? Pappataci. Lui crede che questa nomina a Pappataci sia un onore che è riservato ai personaggi importanti, almeno così gli fanno credere Lindoro e Taddeo insieme. E segue una cerimonia nella quale gli schiavi italiani poi che fuggiranno insieme a Isabella si prendono gioco del BI. Io qui giuro e poi scongiuro. Rifacciamo, grazie, 35. Lo prendo da 8-4. Tatan, tatan. Non è così pesante il suono, per favore, pensate più a Mozart. Thank you.
Elvira ha un rapporto difficile col marito, sicuramente si sono amati all'inizio, hanno avuto una relazione intensa, però Mustafa è famoso per annoiarsi molto rapidamente, quindi quando trova questa giovane italiana, Isabella, si butta a capofitto in quest'altra relazione e causa in Elvira molto nervosismo, molta ansia, molta depressione, perché pensa di non avere più il potere che aveva riuscito ad acquisire negli anni in casa. She is really strong, she is really smart, she can do everything that the man cannot do. She doesn't scare to risk, to bring all the joy on the stage with her character, with her powerful. She's trying to make a happy end for this opera, for bringing Mustafa back to Elvira. And finally, she finds the way to get in a couple with her love of the life, with Lindoro, and I think it's great. L'Italiana in Algeri è la prima opera buffa in due atti che lui scrive nel 13, con cui ha un successo strepitoso. E si vede in questa partitura il genio di Rossini, perché questo libretto, L'Italiana in Algeri, di Anelli, è già stato musicato da un altro compositore pochi anni prima, 5 anni prima, ma Rossini, che lo mette in musica in maniera totalmente diversa, rivela il suo genio e il genio per il comico che ha. Thank you.